Ci si positiva in alto grado con prezioso equilibrio, di cui facciamo si trattamo. Moro figurava essere poco tra i generali di primo ordine, la natura l'aveva lasciato imperfetto nel criarlo. Aveva più istinto che genio. Quanto all'an, il coraggio primeggiava tutto prima nella sua mente. Questo però in lui sublimava il sione di più per giungere all'equilibrio. E ci aveva grandemente progredito. Quando venne a morire, io lo pressi pigmeo, e lo lasci gigante. Dall'altro generale che nominava possedeva invece più abilità che caratteri. Non gli si poteva propriamente negar prontezza, ma tanto e tanto le palle dei cannoni gli davano, come a molti altri, moltissimo da pensare. A proposito d'ardimento e di coraggio, l'imperatore diceva: non vi è alcuno dei miei generali di cui io non conosce come suol dirsi quant'acqua contenga. Taluni proseguiva gli aggiutandosi col gesto, ne ricevono sino alle cinture, dagli altri sino al mento, altri finalmente a questi vi accerto il pochissimo numero, ne portano sin sopra il capo. Insusce la tempra d'animo e l'ingegno andavano elevandosi in modo mirabile. Ma se ne era stato un uomo superiore, sai, il quale per il specialissimo privilegio non possedeva il tanto bramato equilibrio, fiorché nel mezzo del fuoco la presenza del pericolo glielo comunicava. I generali che pariano verso l'alto ed avere influenze sui futuri destini concedeva. Egli erano Gerard, Clausel, Fouet, Lamarck, erano questi i miei nuovi marescialli. Stamani l'imperatore, dopo avermi dettato lavoro successivamente con gli altri signori, e prolungò alcun tempo con essi il suo passaggio. Quando partirono gli ogli, tenni diretto nei piani inferiori. Era triste, silenzioso, il suo volto esprimeva alcun che di turbato e severo. Ebbene, disse Emilia, rientrare a pranzo. Noi avremo dunque a lungo delle sentinelle sotto le finestre. Vorrebbero anche obbligarmi a tenere un ufficiale straniero alla mia mensa, nella mia propria sala. Non potrei salire a cavallo senza essere accompagnato, insomma, non fare un passo, un cenno senza subire un affronto. Gli occhi risposi essere questo una goccia di più nel calice, dal senso che dovevamo votare l'omaggio della sua gloria e della sua passata grandezza, bastarda d'altronde il suo stoicismo. A sfidare i suoi nemici e farli arrossire della loro brutalità in faccia al mondo. Ne presi la libertà di osservare che nei principi di Spagna a Valencia, né il pontefice a Fontainebleau, noi abbiamo senza lui sofferto mai nulla di simili. Io credo bene, ripresi l'imperatore, i principi davano caccia e festini a Valencia. Senza neppur sospettare fisicamente la loro prigionia. Il rispetto e riguardi li circondavano da ogni lato. Invece il re Carlo IV era stato trasferito da Compiègne a Marsiglia e da Marsiglia a Roma a suo grado, eppure qua differenzia tra quei luoghi, questi, anche il Papa Fontainebleau. Che ne abbiamo detto? Era stato trattato coi più benigni riguardi e malgrado tanti officiosità, non saprei dire il numero di quelli che ricusarono in quelle circostanze di incaricarsi della sua custodia.
del quale rifiuto non mi teneva offesso pare nomini, semplicissimo il motivo, si fatti inconvenzi entrano nel dominio dall'intima delicatezza e i nostri costumi europei vogliono che il potere di chi comanda sia limitato dall'onore dei soggetti. Quando a lui soggiungeva che come uomo e come ufficiale non avrebbe esitato un istante a rifiutarsi dei circostanti del Papa di cui egli al postuto non aveva mai ordinato la transazione. In Francia lo fece allora un atto di gran sorpresa. E che? Mi meravigliate? Riprese egli. Ne eravate dunque all'oscuro? Persuadetevi se la cosa come vi dico, non meno che altri simili che vi farò con tempo sapere. Ad ogni modo poi converrebbe sempre distinguere gli atti del sovrano che opera collettivamente da quelli dell'uomo privato. Che libro? Nei suoi sentimenti la politica ammette ordine talvolta al uno ciò che sarebbe imperdonabile all'altro. Il tempo del pranzo si altre conversazioni e ingannò la sua melanconia. Così che l'allegrezza tornò a comparire. Intanto l'imperatore disponevasi ad abbandonare su serio la sua messina abitazione quantunque si avessero ad incontrare gravi inconvenienti per entrare nella nuova. Mi die l'incarico di visitare lo spirito nostro sul chiudersi della serata, di consegnargli una scatola con la sua cifra ed esprimergli il dispiacere per la molestia che avrei potuto occasionare durante il suo soggiorno in quei luoghi.